nuove raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità che tengono conto delle varianti del virus più aggressive. Iniziamo! Un metro continua ad essere la distanza minima da tenere con le altre persone, ma sarebbe opportuno aumentarla a 2 metri laddove possibile, specialmente nelle occasioni in cui ci si deve togliere la mascherina, ad esempio quando si mangia o si beve insieme ad altri. Diventa contatto stretto chi vive nella stessa casa di un caso Covid, chi ha avuto un contatto fisico, ad esempio una stretta di mano con un caso Covid, chi è stato faccia a faccia con un caso Covid per almeno 15 minuti a distanza inferiore ai 2 metri e chi è stato in un ambiente chiuso, come un'aula o una sala riunioni, con un caso Covid senza mascherina chirurgica o FFP2. Anche chi ha avuto il Covid con tampone molecolare positivo dovrebbe essere vaccinato, basterà però un'unica dose se l'iniezione avviene tra i 3 e i 6 mesi dall'infezione. Fanno eccezione gli immunodepressi che riceveranno comunque 2 dosi. Anche chi si è vaccinato andrà in quarantena se è stato contatto stretto di un positivo, non importa che vaccino abbia fatto, da quanto tempo l'abbia fatto o quante dosi abbia ricevuto. Dovrà comunque fare 10 giorni di quarantena dall'ultimo contatto con il positivo e tornerà libero dopo 10 giorni con tampone molecolare o antigenico negativo, oppure dopo 14 giorni anche senza tampone. Ricordiamo che nessun vaccino protegge al 100%, ancora non sappiamo se chi ha avuto il Covid può infettarsi di nuovo o trasmettere la malattia ad altre persone. Chi invece ha avuto un contatto con una persona infettata da una variante, la quarantena non può terminare al 10° giorno, ma deve comunque proseguire fino al 14° con test molecolare alla fine. Come siamo andati?